professore, è stato meraviglioso, esaustivo. Penso che le persone che sono venute qui condividono, anzi lei ha accentuato il nostro sentire. E voglio fare una domanda proprio, il suo pensiero. Siamo tutti d'accordo, nel nostro piccolo, ognuno di noi, come può optare e aiutare questo giro di boa verso una direzione dove si può curare il mal di vivere? Grazie. Sì. Passa il microfono, domande. C'è un'altra domanda qui e poi c'è un'altra domanda lì. Innanzitutto grazie perché l'inutilità di stasera è stato cibo per l'anima, cibo per la mente, quindi siamo veramente molto ben alimentati. La domanda è quella che ha fatto Elisabetta, è come invertire la rotta, cioè come riuscire a clonare un professore Nuccio Ordine in modo tale che diventi un manifesto per tutta l'Italia e per tutto il globo per invertire la rotta dell'Europa, della finanza tremenda. Grazie. Terza domanda. Professore, io credo, non per essere in contrasto con la visione un po' drammatizzata dell'evento e della storia che ci ha fatto, ma credo che da sempre la necessità per l'animo umano della cultura, della poesia, dell'arte, della bellezza abbia superato tutti i drammi a cui è andata incontro l'umanità. Ed è per questo che voglio essere un tantino ottimista sul punto che tutto ciò che crea emozione, che è qualcosa che ha a che fare con una certa categoria di persone e che forse l'unica cosa importante sarebbe quella di riuscire come diceva lei, no? A far aprire il cuore, come lei riesce a farlo con i suoi studenti, a tutti gli altri perché possano provare quell'emozione di fronte alla bellezza di cui lei ci ha parlato così bene, che non è solo l'arte ma anche quando si affaccia dal balcone del Sirene e vede il golfo e prova quell'emozione che dà un senso diverso alla vita. E voglio solo chiudere questo mio breve intervento dicendo che in fondo abbiamo attraversato una tappa della nostra piccola odissea e ci avviciniamo forse un pochino a quell'Itaca idealizzata che tutti quanti noi sogniamo di raggiungere proprio grazie alla guida che lei ci ha dato stasera. Grazie. Allora, c'è una domanda da lì, ho visto c'è un signore. So che lei è anche un cultore dell'interessantissima figura di Giordano Bruno che mi ha sempre tanto interessato. Sì. Volevo sapere se c'è qualche spunto, se le ha colpito qualche cosa riguardo all'utilità e inutilità nel pensiero di Giordano Bruno. Grazie. Cerco di interpretare il pensiero ormai di quelli che non potranno fare la domanda. Il folle di Nicciana memoria che grida nel mercato che Dio è morto non mi spaventa perché a suo modo cerca Dio. Ma mi spaventa di più il silenzio di una filosofia che non fa più udire la sua voce. Eppure, professore, guardandola parlare, tutti capiscono che i filosofi dovrebbero urlare perché continuamente ubriachi di vivere. Platone ci ricorda che noi possiamo perdonare un bambino che ha paura del buio. La vera tragedia della vita sia quando gli uomini hanno paura della luce. Professore, perché la filosofia non è più luce? Lei ha citato il Frère Dumas, non è che il filosofo è come l'impacciato e deriso albatro sulla torta della nave? Allora, se mi date il microfono. Allora, grazie a tutti per le vostre domande, cercherò di rispondere brevemente perché dobbiamo lasciare la sala. Allora, possiamo andare dall'altro lato. Ma è difficile continuare, spostare tutti qua. Non voglio fare una domanda, la può fare a te. Ah, vabbè, solamente sì, certo. Infatti ce l'ho pure io una domanda. Allora, la cosa che volevo dire è questa. Uno, è chiaro che in ogni epoca c'è stato sempre questo scarto tra il bisogno della bellezza e in alcuni ambienti il disprezzo della bellezza.
professor Pecù ricordava prima, l'Ottocento certamente non è solo il secolo, è il secolo del progresso, eccetera, eccetera. Però, nello stesso tempo, quando Théophile Gautier scrive quelle cose, risponde ad alcuni che in quel secolo interpretavano l'idea di progresso in una certa maniera, cioè in una maniera che era, come dire, subordinata soltanto al profitto, mentre il progresso significava tantissime altre cose, come il professor Pecù ha spiegato bene. Ora, noi adesso ci troviamo però a vivere, perché è vero che la difesa delle lingue classiche, lo ricordavamo ieri, ci troviamo a vivere un momento in cui il disprezzo per la cultura è molto forte. Il disprezzo per la cultura è molto forte e questo ci fa capire perché si disprezza anche la filosofia, come si deridono i filosofi, come si deridevano gli albatros nella poesia, i poeti nella poesia di Baudelaire. Però la domanda è, che mi avete fatto, come bisogna fare, cosa bisogna fare poi praticamente per poter... E allora io qui devo dire che è difficile rispondere a questa domanda. L'unica cosa che posso fare in un secondo è rispondere con un bellissimo aneddoto raccontato da un grande scrittore italiano morto da poco, che è Camilleri. Camilleri in una conferenza racconta una storia, mi alzo perché se no non mi vedono quelli che sono seduti in piedi, sì. Racconta una storia Camilleri dove dice che in una foresta scoppia un grande incendio e allora a un certo punto tutti gli animali corrono, l'animale ultimo che cerca di difendere, di capire che cosa si può fare, è il re della foresta, il leone, però poi il leone capisce che quell'incendio è talmente forte che non può fare nulla. E allora pure lui corre. Poi a un certo punto vede che controcorrente un piccolo colibrì va verso l'incendio. Il leone urla: ma cosa fai, pazzo? Non vedi che c'è l'incendio? Tu cosa fai a fare? Rischi di morire. Il colibrì lo guarda e dice: sì, esattamente, sto andando a mettere la mia goccia di rugiada nell'incendio. La risposta che io posso fare è che ognuno di noi deve mettere la sua goccia di rugiada. Cioè, chi insegna, chi fa il medico, chi fa il professionista, chi fa il sindaco, chi fa un'attività, quella goccia di rugiada che mette poi potrebbe fermare l'incendio. È l'unica risposta che ho. Se avessi una ricetta non sarei qui. Grazie. Benissimo, siete una coppia bellissima, una bellissima coppia. Montmartre, al rettore. Sì, mi sono dimenticato di tutto. Io ho scritto un libro, lei si può deliziare se legge questo libro qui. Ci sono citazioni bellissime dove Bruno dice: se il sapere si prostituisce al denaro è finito. Il sapere deve insegnarti che tu, la tua libertà dipende dalla tua capacità di liberarti dal denaro, dagli onori e dal potere. Adesso lo dice Nolano, grande libro. Davanti alla statua, lo so. Ma se lei qui troverà le citazioni che desidera. Sì, siamo di nuovo. Secondo Nolandi, sì. Grande Nolandi. I ragazzi del liceo. Io lo so. Abbiamo il l'occhio. Fatto firmare sulla locandina? Ma vede che, già te l'ha detto, lei dovrebbe fare delle foto con le gille. Io non ci stanno con me, non ci stanno con me. Ciao. Che fai, liceo lì a Nola? Mamma mia, va la giovanotte. E che ci metto il concime, papà e mamma? Ah, bravo. Grazie. Ciao. Perché là ci stanno così. Come si chiama? La fotografia che i ragazzi del liceo. Ah, me l'ha chiesto. Ah, i ragazzi del liceo. Vabbè, sei la stessa. Scusami. No. Vai.
Adesso glielo diciamo, facciamo la fotografia. Vabbè, allora io faccio la fotografia. Ecco qua. Adesso tutti i ragazzi. Arrivo subito, ma devono partire, ragazzi. No. Oh! Aspetta. Mia moglie. Giratevi, faceva. La penna, chi è che se l'è pigliata? Una penna. No, qualcuno mi ha preso la penna. Signora, la penna è mia. Appunto. Ragazzi, quando finisce hai le firmate da sopra? Girà, guardatemi un attimo. Guardate un attimo, no. guardate a me, guardate. No, ok. Possono avvicinare? Sì, allora venite, forza. Scusami. Fatemi anche di qua. Scusami, Lucio. Voi che classico? Classico. Quindi siete stati fieri di sentire che tutti vi pigliano per fessi che fate la dire in greco. Però... Ditemi quando siete pronti a non parlare, altrimenti venite con la bocca aperta. Guardate, sorriso. Ok. Un problema che dicevano quelli della scuola di Cooktown di Dickens, noi non rendiamo passi. No. Devo parlare con persone che. Sei sicuro che era Roberta, che era lei a te. Guardate! Che è successo? Vieni qua, vieni! Adesso favori veramente! Grazie! Vieni, mi vuoi fare la foto, mi piace. Orlo, vai! Gilda, vieni, Troverai tutto pubblicato. Ah, quello c'è stato.